nel teatro c'è ancora la possibilità di esprimere qualche cosa che è comune, perché l'amore è di tutti i giorni, ogni storia poi alla fine parla della stessa cosa, ma in una maniera diversa, molto poetica, diversa, per cui può anche spaventare, il titolo può sembrare, poi noi italiani siamo un po' superstiziosi, per cui i cadaveri, invece è solo una forma per raccontare una storia. Attesa a Castiglion Fiorentino per lo spettacolo che vedrà protagonista Ornella Muti, il pittore di cadaveri, ospitato al Teatro Comunale Mario Spina. È la storia poetica di un riscatto personale che ha come protagonisti l'artista Eduard Vitavich e Teresa, di cui il pittore dovrà fare il ritratto. Ogni personaggio esprime la sua forma di amore, che è quello che in tutti i giorni nella società succede. C'è un amore più malato, c'è un amore di devozione, c'è un amore tra me e il pittore, c'è un altro amore, quello di Cecilia, anche una società, un lavoro, il denaro, che è quello di Roberto Negri, ma sono tutte forme d'amore che sono molto contemporanee, che appartengono al nostro quotidiano, espressi in una maniera diversa. È vero, ho fatto anch'io le mie commedie, anzi spesso un po' rimango anche male perché incontro i miei fan e tutti mi parlano del bisbetico domato, di cui sono molto orgogliosa, veramente, però ho fatto anche tanti altri film e tanti film dove c'era una tematica importante. Io penso che sia importante attraverso lo spettacolo portare alla luce problematiche o comunque indurre lo spettatore a pensare o a commuoversi o a avere un pensiero introspettivo per capire, cavolo, forse anch'io, cioè la cultura ci insegna, ci fa crescere e questo credo che sia importante.